Buonasera a tutti, buonasera e benvenuti. Io sono Noemi e E io sono Martin. TG questo è il nostro TG Zattera. Zadera, eccolo! TG. Benvenuti anche stasera a questa edizione speciale del nostro TG delle Buone Notizie. Benvenuti perché adesso dobbiamo parlare delle notizie importantissime. Questa sarà un'edizione incredibile. Prendete carta e penna perché dovrete segnare tutto quello che vi diciamo. E se non avete carta e penna, prendete la matita! Ecco, sì, perché dovremo dire delle cose che sono fondamentali per andare avanti. Prima di tutto, mettiamo la maschera. Bravo Martin, non dimentichiamoci che se siamo a meno di 1 metro di distanza dobbiamo indossare la mascherina. Scusate, intanto io guardo perché vi chiederemo di condividere, condividere, condividere. Eh sì, perché dovete condividere? Tutti dobbiamo condividere. A 1 metro di distanza e poi con tanta tanta voglia di divertirsi. Ma voi vi starete chiedendo, insomma, questo TG delle buone notizie, oggi che edizione speciale C'è stata una festa! è? Come c'è stata una Sì, c'è festa? stata una festa l'altro giorno, c'è stata una festa! Sì, ma non è quell'edizione lì speciale. Dai, un'edizione speciale, di cosa dobbiamo parlare oggi? Della festa che è stata l'altro giorno! Ma che festa che c'è stata l'altro Tutti giorno? sono usciti, era una festa! Ah, è vero! E quelli che non erano d'accordo sono usciti anche loro! Perché era una festa! Tutti quando sei d'accordo o non sei d'accordo, sempre una festa, tutti escono! Insomma, Che festa era? era una festa. E che festa era non lo sa! Sì, il 2 giugno era la festa della Repubblica. Ah, la Repubblica! Perché si festeggia il giorno della Repubblica? Perché hanno scritto la Costituzione. E adesso, visto che siamo qui e la scuola sta per finire, facciamo una domanda, Noemi. Qual è l'articolo della Costituzione che parla dei teatri della cultura? Credo che sia le dita delle mani meno No, non c'è il meno uno, c'è l'articolo 1, il meno uno non uno. No, esiste. è la, le 10 dita delle mani meno uno, dai. 10 meno 1, scusate, come sto facendo la matematica con la maestra Carmencita a distanza, non mi ricordo bene come sono. Ah, beh, 10 meno 1, 9, ecco. 9, Allora, 9, se c'è 9. qualcuno all'ascolto, ma fate attenzione, e scrive il nome e il cognome. E dice, voglio la Costituzione a casa. Ecco, la libreria Croci. Oh, che i nostri amici vi manderanno subito a casa la Costituzione italiana. A che cosa serve la Costituzione italiana? Ha un sacco di cose. La Costituzione è il fondamento della nostra Repubblica. Per esempio, se dovete appoggiare un pentolone sul tavolo, potete mettere sopra la Costituzione? No! Se fa troppo caldo, potete fare il ventaglio con la Costituzione? No! Ma se c'è qualche cosa che non capite bene, potete prendere la vostra. Costituzione. Allora andiamo a vedere l'articolo 9, vediamo se Noemi ha detto giusto. La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura. Wow! E la ricerca scientifica e tecnica. Tutela i paesaggi e il patrimonio storico-artistico della nazione. Quale nazione? L'Italia. Ah, sì, no, perché bisogna chiarire, perché magari poi si allunga un po' e finiamo in tutte le nazioni. No, la nazione. E questo è l'articolo 9. Facciamo un applauso a chi ha scritto l'articolo, ecco. Molto bene, e noi oggi vogliamo proprio festeggiare questo articolo 9 con un'edizione speciale che parlerà di luoghi della cultura che finalmente possono riaprire. I teatri! No, quelli bisogna aspettare ancora un po'. Ah, non vedo l'ora! Ah, ho capito, ho capito! Le radio! No, quelli non hanno mai chiuso. Ah, gli stadi! No, quelli bisogna aspettare ancora un po' e poi bisogna parlare se sono proprio luoghi della cultura, Lo ma. so! Allora sono i musei!
Bravo Martin, i musei, no, cosa? I musei sono bellissimi. No, dico, faccio così perché quando uno dice museo, ci sono i genitori che si addormentano. No, i genitori, perché i genitori non conoscono bene i musei e forse noi con questo TG vi incuriosiremo e potrete andare a cercare dei musei che sono a due passi da casa vostra. Che dico, potete anche prendere la bicicletta. E un'altra cosa, potete prendere il cestino per fare il picnic, perché molti di questi musei hanno a fianco un piccolo giardino dove voi potete anche fare un piccolo pranzo, come questi bambini che ci hanno mandato la foto e che sono stati al museo del, com'era, Non me lo ricordo. del cestino. Ecco, è Ah, così. il museo del cestino, sì. Bene. Però voi non dovete stare proprio così, eh. Mi raccomando, a meno che non siate dello stesso nucleo familiare, che non siate conviventi, allora potete stare vicini. Se no, mi raccomando, 1 metro di distanza, bla 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 bla. Ma insomma, i nostri inviati si sono sbizzarriti questa settimana e attenzione, perché vi stiamo per far vedere alcuni dei musei che ci sono nel nostro territorio. Ecco il primo servizio dal Museo Castiglione di Varese. Ciao Marco! Bumba bumba! Sei sicuro che è il primo? Sì, è il primo, ho sbagliato io. Va bene, Marco, grazie per il tuo servizio. A te. Ciao! Quella che vedete alle mie spalle è la prima parte della mostra temporanea allestita in questo momento al Museo Castiglione. Magie d'Africa, religioni, misteri e simboli, in cui affrontiamo l'arte africana da un'ottica, da una prospettiva diversa da quella utilizzata comunemente. Noi cerchiamo di far capire il vero significato che l'arte africana ha per chi l'ha realizzata, per le popolazioni dell'Africa nera. E poi anche la funzione che ha l'arte africana. Come vedete, molto spesso viene rappresentato l'animale, soprattutto nelle maschere. E c'è un motivo, perché l'animale in una comunità non tecnologica, animista, questa è la religione a cui si riferisce quest'arte, l'animale è un essere sovrumano, ha capacità che l'uomo non ha. Ad esempio, l'uccello vola, l'uomo senza tecnologia non vola. Pesce respira sott'acqua, l'uomo senza tecnologia non respira sott'acqua. Un felino vede di notte, l'uomo senza tecnologia non è in grado di vedere di notte. E così si può andare avanti a lungo. Allora, rappresentare l'animale nella maschera, indossarla, danzare con la maschera, serve per entrare in coesione spirituale, magica, con l'animale totemico rappresentato e quindi acquisirne le capacità sovrumane. Lo stesso discorso naturalmente vale anche con l'antenato. Rappresentare l'antenato nella maschera, indossare e danzare con la maschera dell'antenato serve per acquisirne le virtù, l'intelligenza, il coraggio, la furbizia, la saggezza, eccetera. Eccoci tornati in studio. Grazie Marco per averci presentato un pezzettino del tuo museo. È incredibile, questo museo è davvero un pezzo d'Africa vicino a noi, a Varese, vicino in un bellissimo parco, a Villa Toeplitz. Sì, e grazie anche per la giacca. Veramente sa di elefante, ecco. No, a proposito dell'elefante, volevo dire che il museo che andiamo a presentare non è un elefante grande, grande africano, ma è un uccello. Piccione, No, 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 più grande. un'aquila. No, ma è una che si mette sopra sempre un lampadario o un lampione e crea un nido. Ah, una gazzaladra. No, quella è quella che si porta il panino. Aspetta. La Ah, ci. civetta. No, Cicala. quella sta sul comò, la cicala no. La ciabatta. Ma che c'è? No, la cicogna. Ma la cicogna proprio sta a Busto Arsizio. Il palazzo è il palazzo Cicogna, che fa parte della famiglia.
Cicogna. Ecco, e la famiglia Cicogna era composta del papà Cicogna, mamma Cicogna e i fratelli Cicogna. Cicognini. Sì. E poi i figli Cicogna. Insomma, ma non lo presentiamo noi perché dentro il palazzo Cicogna non c'è una Cicogna, c'è una bravissima guida che si chiama Valentina e per questo lasciamo la linea a Valentina. Ciao Valentina! Buongiorno bambini, ecco a voi Palazzo Cicogna. Sono sicura che molti di voi lo conoscono già, ma per chi ancora non lo conoscesse, questo palazzo ospita la raccolta d'arte della nostra città, Busto Arsizio, e raccoglie molte opere, quadri e sculture. In questo periodo le sale del museo sono molto silenziose perché mancano i visitatori e soprattutto voi che lo riempite di allegria. Ma se i bambini non possono andare al museo, sarà il museo a raggiungere i bambini con tante immagini, giochi e attività che vi proporremo in queste settimane. Prima di iniziare l'attività, procuriamoci una matita o una penna, pastelli e pennarelli e tanta, tanta voglia di scoprire cose nuove. Pronti? Oggi è il momento delle presentazioni. In questa scheda potrete scoprire la storia del nostro museo e costruire la sua carta d'identità. Nei commenti di questo post trovate la scheda da stampare. Fatevi aiutare da un adulto. Una volta completata, non dimenticatevi di pubblicare, sempre nei commenti di questo video, la foto del vostro lavoro. Non vediamo l'ora di vederlo. Pronti? Partenza, via! Molto bene, grazie Bellissimo. Valentina. Ma lei diceva nei commenti di questo post, ma se voi andate sul canale YouTube o sulla pagina del museo di Palazzo Cicogna, potete trovare tantissimi video. Loro ne hanno fatti tantissimi in queste settimane di lockdown. Ma io non ho capito una cosa. Ma la cicogna sta sopra il museo? No. Ah, starà dentro. No. Sarà volata via anche lei. Ma no, la cicogna non è veramente un uccello, è una famiglia che ha dato il nome a questo palazzo. E portavano le piume, sicuramente. Oh, Martin! Va bene, va bene. Adesso però dobbiamo dare la notizia e dare la linea, dare la notizia, dare la linea che dà la notizia. Oh, diamo la notizia, diamo la linea prima. Diamo la linea. Alla nostra... Super specialissima inviata Isabel Facchini. Che lei fa questi servizi, sapete perché? Perché? E così può suonare un'altra musica, perché sennò c'ha due genitori che sempre cinghi cinghi ranga Tringhi, ranga, tringhi, ecco. tlanga, tlanga! Pacin pacin parabacia pamba! Isabel, canta! Isabel, a te la linea! Ciao Isabel! Ciao a tutti, vorrei parlarvi dei musei perché a me piacciono tantissimo. Ecco perché da grande io vorrei diventare un'archeologa. Il mio preferito è il Museo Egizio di Torino perché al suo interno troviamo un sacco di storia egizia dove possiamo trovare utensili, maschere, sarcofagi, mumie. Si trova anche una collezione di papiri, tra cui un papiro super lungo che racconta un po' tutta la storia egizia. Un altro museo di cui vorrei parlarvi è il Museo Tattile di Varese. È un museo che spiega alla gente di diversa età come i ciechi percepiscono gli oggetti. Quando si entra, ti danno una benda. Tu cammini insieme a una guida e puoi toccare di diverse sculture di legno, così da percepire e capire che cos'è quell'oggetto. Ed è fantastico! Ci sono anche dei percorsi e dei giochi,
ma molto divertenti. Quindi vi consiglio di andarci con tutta la famiglia e vi auguro un buon divertimento. Ciao! Ciao Isabel e grazie per queste segnalazioni. Speriamo che voi state scrivendo. Approfitto che Noemi è andata un attimo in bagno a fare la pipì per dirvi che è molto importante che quando uno va al museo si prende tutto il tempo necessario per visitarlo, specialmente adesso che, come sapete, per ingressare, per uscire ci vorrà del tempo. Per quello vi consigliamo, fate un picnic. Poi entra uno, poi entra l'altro, piano piano, visitate, poi alla fine date ovviamente quello che... ho capito! Questo è un servizio... Questo è il servizio della Befana! Sì. Ecco, siamo un po' in anticipo per la Befana, no? No, mio caro cowboy! Questo è un servizio che viene da lontano, Far West. Veramente? Questo è il mio cavallo, il bizzarrito. Ho capito. Dobbiamo presentare un museo particolare che si trova a Cuveglio. In particolare, la frazione si chiama Cavona. Ma abbiamo un nostro inviato di prima linea. A te 4 soldi. Sono entrata troppo nel personaggio. Scusa. Però mi piace nei film western. Dai, vieni a fare la sfida, dai. Possiamo vedere il servizio? Sì, dopo ti sparo un po', eh. Oggi si vede che ha mangiato peperoncino. Vabbè, mi piaceva. Facciamo il prossimo spettacolo cowboy indiani? Non sarebbe male. Con i tempi che corrono. Vi faccio vedere una cosa molto carina. Noi sappiamo che ogni tanto andiamo a visitare un piccolo museo curioso. Ne abbiamo trovato uno in Italia, pensi un po', sul Far West. Noi ci troviamo a Cuveglio, questo piccolo comune nella Valcuvia, dove grazie a questa donazione di questo dottore Lorenzo Vescia abbiamo potuto creare questo piccolo museo indiano ricco di particolari che vanno appunto dal precolombiano fino al Far West, quell'epoca famosa dove attira molti ragazzi. Vestito da cowboy, stivali, jeans, camicia scozzese, cappello. E lo vedevo simpatico, salutava sempre, parlava con tutti, sicuramente a portata di tutti. Durante i suoi viaggi aveva coltivato questa passione, questo interesse, questa curiosità per la storia, prima di tutto prevalentemente dei nativi americani, la loro storia, la loro cultura, il loro dramma storico anche derivato dall'incontro con le civiltà europee e anche sulla storia della fondazione degli Stati Uniti, l'epopea western e le guerre, i conflitti e tutti i personaggi che l'hanno movimentato, hanno movimentato il periodo storico. I primi bicchieri che venivano usati anche da mettere sul fuoco per scaldare, quindi è la cosa originale di questo emporio qua, che cos'è? Che non si può trovare tutto, però si poteva trovare quello che poteva servire a vivere e andare avanti. Dobbiamo far conto di vivere in quell'epoca lì, dove i soldi ne giravano molto pochi, magari si barattava con qualche grammo d'oro per acquistare dei prodotti, oppure magari si scambiavano semplicemente le pellicce. Eccoci di nuovo in studio, eccoci qua. Ah, che caldo, che caldo! E meno... Cosa c'è? Niente!
Andiamo avanti! Sì, sto andando avanti. Abbiamo visto questo bellissimo servizio, oltretutto. Bellissimo, bellissimo, mi è piaciuto un sacco! Sì, ma non so se ti sei accorto che c'era anche un personaggio famoso che presenta. Sì! Famosissimo! Era Toro seduto che era in piedi! No, non era Toro seduto, era Corrado Augias. Che cosa? Corrado Augias è un giornalista, uno scrittore bravissimo e addirittura lui si è interessato a questo piccolissimo museo che, ve lo ricordo, è l'American Southwest Museum di Oh, come Cuveglio. parli bene inglese! Si vede che hai fatto la NASPI. Vabbè, meno male che non c'è Martin, così posso tenere un po' d'aria. E volevo dirvi che visto che eravamo a Cuveglio, lì vicino c'è Grantola, che è un altro paesino. Sì, a proposito, salutiamo davvero il Don di Grantola perché grazie a Ma te lui. ricordi come si chiama? No. Don Antonio? No. Don Pasquale? No, Ma te ricordi? Non si non ricorda mai i nomi. me li ricordo mai. Comunque, volevo dirvi che grazie a lui, noi, anche noi, abbiamo allestito nel nostro teatro, lo scorso inverno, una piccolissima mostra. Era un piccolo museo, il teatro è diventato un piccolo museo, un museo di burattini. Era il teatro dei burattini, sì. Sì, e c'eri anche tu. Ma io no. Sì, tu sì. No, a me non mi hanno preso. No, però tu facevi compagnia ai bambini. Sì. Ecco. Mi Ah. mancano! Mi mancano i bambini! Va bene. Vicino lì si prende la macchina, si va, si va, si va, si va, si va. Si va, si va, si va, si va e si arriva vicino al lago, un posto bellissimo e anche lì c'è un museo. È andato via. Sì, meno male, E che museo è? Non si ricorda il nome. Sì, si chiama Museo Parisi Valle. Brava! Era scritto. Ma come un museo che sta sul lago si chiama Valle? Ma è il nome di una persona, Museo Parisi Valle, della città di Maccagno, Compino e Vedasca. Pensate che cartello hanno Sono tre messo? fratelli! No, Compino con Vedasca! non sono tre fratelli, ma sono tre frazioni. Ma insomma, è un comune che si è Tre messo. frazioni insieme fanno un intero. Lo dice Federico Benucci. Sì, è un po' fastidioso questo burattino, eh? Cosa dobbiamo fare? Io adesso vado di là e sistemo il re e voi vi guardate questo bellissimo servizio proprio che arriva da Maccagno, Compino e Vedasca. E a mandarcelo è niente po' di meno. Pensavo che un po' di meno dicessero qualcosa. Niente po' di meno che il primo cittadino di Maccagno, il nostro sindaco e amico. Fabio Passera. Ciao amici della Zatta, bentrovati e buona estate a tutti. Un saluto da Maccagno, il paese che da 6 anni ospita Bim Bum Bam, la rassegna dedicata a voi ragazzi che si occupano di teatro, un'esperienza bellissima e che rifaremo ancora. Siamo in un momento un po' particolare, ma sono sicuro che passerà presto. Noi vi aspettiamo quest'autunno per Bim Bum Bam, ma quest'estate al lago vi aspettiamo tantissimo. Qui è bello, veramente bello. Sono sempre mai stati, venite a trovarci. Guardate che ci contano.
Eccoci qua, eccoci di nuovo in studio. Bello, 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 molto bello. Ricordiamo che se uno va a Macagno può fare il picnic, può fare il bagno, poi se vuole, perché fa troppo caldo, può salire, andare al lago d'Elio, dopodiché, se vuole far benzina, può andare anche in Svizzera, No, comprare. No. in Svizzera non si può andare. Come no? Hanno aperto le frontiere. No, Non hanno aperto le frontiere. no. E vabbè, allora il cioccolato svizzero lo mangiamo. Lo compriamo in Italia. Evviva il cioccolato italiano! Ecco, Sì. allora con questo siamo arrivati alla fine del nostro TG Zattera speciale musei, ma soprattutto vi ricordiamo, avete visto quante cose curiose ci sono da fare a due passi da casa. Sì, e ricordatevi che chi vuole la Costituzione, ecco in omaggio! Sì, ma non è uno scherzo, è vero, eh? Dovete Voi lo scrivere. scrivete nei commenti e poi noi vi contattiamo e avrete una Costituzione in formato pocket in omaggio. E poi abbiamo il nostro servizio per il prossimo 2 giugno. Vi leggiamo la Costituzione direttamente a casa. Sì, se andiamo avanti così, possiamo per il 2 giugno preparare. Sono soltanto 2 quanti? giugno 2021, Sono eh? soltanto per dirvi, ecco, 130, no, 100, sì, 135 articoli. No, 39. 139 articoli, ecco, Ah. diciamo che con una serata ce la facciamo. Ce la Ce la facciamo. facciamo. Ma A proposito, se ce la facciamo o non ce la facciamo, molti ci stanno chiedendo quando tornate a teatro? quando torniamo a teatro? Quando torneremo a teatro? Beh, questa è una bella domanda filosofica. Quando torneremo a teatro? Quando torneremo a teatro? Saremo noi stessi? O saremo cambiati? Sarà qualcun altro che tornerà per me o sarò io che tornerò insieme a me? Sarà il teatro a tornare o sarò io a tornare? Chi è che tornerà per primo? Io o il teatro? Tornare o non tornare? Questo è il problema. I teatri vuoti sono pieni di aria o i teatri sono pieni di cuori infranti? Insomma, chi lo sa? Comunque, dal 15 di giugno si potranno rifare gli spettacoli. Noi siamo qui. Se qualcuno ci vuole chiamare, noi siamo disponibili. Veniamo anche a casa, eh! Ecco, questo è un altro servizio che vogliamo offrire. A parte di leggere la Costituzione per il prossimo 2 giugno, potremo venire tranquillamente, se avete un giardino, a leggere le nostre storie. Oppure, se volete, avete un bel cortile o una piccola piazza dove poter stare, noi veniamo a raccontare tantissime storie o magari a fare un pezzettino del nostro spettacolo. O se avete qualche notizia da indicare che noi non conosciamo, perché non conosciamo tutto quello che conosciamo, eventualmente potremmo venire a fare il nostro servizio. Ma guarda qua come si smuove tutta la Eh faccia. sì, si muove tutto sì, e si muove tutto. Va bene, allora stiamo per concludere. Detto questo, Martin, vogliamo dire il prossimo appuntamento quando sarà? Il prossimo appuntamento? Sì, aspetta che guardo l'agenda perché sono un po' impegnato questi giorni. Eh sì, la disoccupazione ti occupa, insomma. Ecco, venerdì prossimo. Venerdì prossimo, sempre alle 19, sarà una puntata specialissima. Che diremo? Quasi da non perdere. Perché avremo servizi da tutta Italia di persone come noi che lavorano nel mondo del teatro e magari ci faranno. No. Sbagliato, non sono persone, sono artisti, ma Ma gli che? artisti sono persone. Questa è un'altra domanda che dovremmo trovare il modo di rispondere. Gli artisti sono persone, ma insomma sono persone un po' particolari. E comunque sarà un giro dell'Italia fatto attraverso il teatro e i teatri. Grazie ai nostri amici e grazie ai nostri collaboratori in tutto il mondo, vi faremo vedere una piccola finestra di quello che sta accadendo al di là del coronavirus con il teatro e nel mondo. Con questo, Noemi. Con questo, Martin! Vi salutiamo e vi diamo appuntamento a venerdì prossimo. Grazie per essere stati con noi, condividete e mettete un like se vi piace e dateci idee per i prossimi TG. Noi siamo qui. E poi, se andate a qualche museo questo fine settimana, fatelo sapere a TG Zattera, che a noi ci piace sempre sapere dove siete e come fate per divertirvi. Grazie! Ciao a tutti! Alla Ciao prossima! ciao! Parti con la sigla!